La giornata nazionale del camminare nasce nel 2012 e con un grande successo di partecipazione di cittadini, di associazioni, di comuni, e quest'anno si terrà il 13 ottobre. Abbiamo già inviato le lettere a tutti i comuni d'Italia, l'abbiamo inviata anche alle associazioni. Ma perché nasce una giornata dedicata al camminare, no? Il gesto più naturale che compiamo quando ci alziamo la mattina e usciamo da casa. Però purtroppo non era più così, perché siamo diventati, come per fortuna cominciano a dire anche degli scrittori o grandi giornalisti, siamo diventati un po' forse troppo schiavi delle macchine, dell'automobile. Noi non vogliamo dire no in assoluto all'automobile, però con questa giornata vogliamo sensibilizzare appunto ogni singola persona, quindi partendo proprio da noi stessi, all'idea che camminare si può. Camminare si può in città, si può per andare a scuola, quindi per i bambini, si può per andare al lavoro, si può anche per andare a fare la spesa nel quartiere. Allora, quello che noi diciamo è: riprendiamo a conoscere il nostro corpo, rimettiamo in moto i piedi, poi quando c'è bisogno di prendere la macchina o di salire su un mezzo pubblico con la bicicletta, si fanno anche queste cose. Però ecco, il primo gesto, ed è molto rivoluzionario, perché il camminare ci fa sentire liberi, ci fa prendere di nuovo consapevolezza di avere un corpo che spesso magari utilizziamo male, utilizziamo solo nelle palestre. Allora, questo è lo spirito che ci ha accompagnati nel mettere in piedi questa grande giornata del camminare. Quest'anno stanno aderendo già molte associazioni, molti comuni, ed in particolare nelle grandi città come Milano, Roma, Firenze, ci sono già molte attività che si stanno muovendo, e forse faremo addirittura un gemellaggio. Per chi vive a Roma e provincia, vi invitiamo a partecipare veramente in massa all'evento finale del 13 ottobre, del pomeriggio, che si terrà a Via dei Fori Imperiali. Sarà una grande festa fatta di artisti di strada, di testimonial che ci raccontano anche attraverso magari degli sketch teatrali o meno, perché è importante camminare. Ma soprattutto vogliamo che camminino con noi diversamente abili, le persone, i bambini, chi magari di solito ha difficoltà a camminare, e vogliamo che soprattutto sia anche un camminare per la legalità, un camminare per l'integrazione, un camminare legato alla solidarietà. Sarebbe bello che nei momenti di festa finali, come a Roma appunto avete i Fori Imperiali, o a Milano, o a Firenze, a Palermo, che magari si arrivi tutti insieme, quasi tenendosi per mano, tra immigrati, persone anziane, persone... Ecco, questo vogliamo che sia insomma una giornata di festa per tutti, e che sia un percorso in cui si inizia a cambiare il nostro stile di vita. Le città ovviamente che partecipano possono andare sul sito www.giornatadelcamminare.org, prendere tutte le informazioni per aderire, e anche le associazioni possono fare la stessa cosa, però chiediamo alle città che si impegnino poi a non fare solo la giornata di festa, ma che diventi l'impegno per pedonalizzare, per favorire il camminare in città, un impegno costante, un impegno strutturato.